È ultima giornata di gare allo stadio Olimpiaco. 127 la Fazio, che si classificherà terza. 5 la Musso. Seconda come negli 80 metri a ostacoli. 32 la Pinto. Campione di salto in lungo con metri 5 e 49. Nel lancio del giavellotto, l'anziano Matteucci cederà lo scettro tenuto per tanti anni al non ancora ventenne Farina. Il padre, ufficiale di Marina, apprenderà in navigazione dalla radio la vittoria del figlio, campione, con un lancio di metri 60 e 19. Ex primatista mondiale del lancio del disco, Consolini è per l'ennesima volta campione italiano, ma stavolta la misura raggiunta è modesta. Buoni risultati darà il salto con l'asta. Per Scaglia questo salto di 3,50 anticipa la prodezza che lo porterà a superare i 4 metri. Il vecchio campione Romeo si fermerà invece a 3,70. Sono uno scherzo per Chiesa, che farà ben altro. A 3,90 vediamo Ballotta librarsi in volo. Adesso supera anche i 4 metri, ma a pari misura il titolo andrà a Chiesa, che vi è riuscita al primo salto. Anche nei 110 a ostacoli un giovane precederà il vecchio campione. Nello spunto finale Nardelli, il 110, sarà primo sul filo di lama davanti ad Albanese, il 119. Nell'atletica, più che negli altri sport, la gioventù è arma di vittoria. Ma i vecchi, e questo è bello, non si danno facilmente per vinti.